Questa si chiama, questa spiaggia, questo posto si chiama Bassa Trinità e ci sono solo io, frate, e tu, perché finché ho la telecamera in mano pensavo non sono da solo. Tutto cambia, frate, tutto cambia, tutto cambia. Più solo di così, vabbè, ci sei anche tu, dai. Va bene, allora Bassa Trinità. Si scende, c'è questo percorso abbastanza naturale. Allora, ti dico la verità, quando il sole viene coperto dalle nuvole fa freddino, ok? Il mare è abbastanza mosso, però guarda che colori, dico guarda che colori, frate, il mare da queste parti, della Sardegna. Il tramonto qua è stupendo. C'è un bar che adesso sicuramente è chiuso e non mi ricordo sinceramente dov'è che è la spiaggia, perché c'è una spiaggia abbastanza grandina, diciamo. Ah, è di là, l'altra uscita. È in fondo, frate. In fondo, dai, che oggi è l'ultimo giorno, per modo di dire. Guarda il campiere, dove sta? Diciamo, mi ha detto male per quanto riguarda il tempo, però mi ha detto bene che non c'era nessuno e me la sono goduta la spiaggia, anche se per poco. Sono le 2:10, mi avvicino dal meccanico, vediamo se riesco a far scendere la moto oggi, se no non stress. E poi non lo so, quanti video farò, sinceramente non lo so, vediamo che succede. Allora, da fare tanto al lavoro, per fortuna, perché mi tiene busy, così non penso a Singa eccetera eccetera, perché la bruttina ovviamente un po' mi manca, ci pensavo anche prima mentre scendevo, non abituato ad averla sempre o dietro o davanti, invece ora mi trovo, capito? Però passerà, la devo fare per forza questa cosa, perché io in questi 6 mesi devo lavorare 7 su 7 10-12 ore al giorno. Cori Singhi, facciamo effetto drone. Che faccio, la lascio al camper, neanche legata fuori, vedi, la lascerei comunque da sola, mentre lì sta con tutti gli altri cagnetti brutti e neri come lei. Che bellini che erano i bassottini, sta con loro, è amatissima, ok, dalla signora. Infatti, se hai visto il post su Instagram, la signora mi ha scritto stamattina. E Roberta mi ha scritto stamattina e mi ha detto, insomma, che ha dormito bene, che è adorabile, si è già innamorata, quindi è una buona cosa, è una buona cosa questa qua. Io ce la fa con sto scalino. Ah, da qui la devi scendere? Sì. Mostra educati, io ho fatto l'esame della patente con la moto così, ti immagini? Davvero? Questa è bella, la faccio vedere. Ma da qui a Maddalena è scomoda. Perché? Devi stare così, lastricate, dare l'esame con una moto del genere sulla stricato. Bellissima questa, cavolo. Grazie, frate. Come piace a me, con bianca e rossa. Ti sei parato la casa dietro? Sì, io ci abito. Questo, vabbè, è il terzo camper. Sì. Però sono 13 anni che vivo in camper. Sì. Sì, sì. E faccio. Perché stagioni da. Sì. Io vado a lavorare, tu, vabbè, sicuramente lo conosci. Sì, perché non lo conosci. Io ho lavorato sia alla scogliera
3 anni fa, sì. E quest'anno vado a fare il manager alla Maison. Sì, qui. Il nuovo che hanno aperto, sì. L'altra non c'eri qui? No, stavo al Grand Hotel Porto Quato. Io faccio anche il barman, quindi ho fatto responsabile del bar là. Però poi mi hanno chiamato per questo progetto. Esci di morte, esci qua. Aspetta, ok, andata. Sei pronto? Va bene. Ok. Ancora appena appena, leggermente. Ok. Allora, metti la pedana qua. Prova a metterla là, se dovremmo riuscire a non far toccare niente. Questa è la guida, è tutto sterzato così, bravo. Vieni, 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 non avere paura. Vieni. Andiamo più, no, andiamo più, andiamo più. Treno, no? Adesso, ok. Allora, metta la me. Molla, molla, molla. Aspetta. Fermo qui, no, così. Andiamo a me, freno. Ok. Vai, vai, vai. Grande. Oddio, aspetta. Vabbè, gli ho dato 5 euro, è il minimo. Gli ho detto, oh, prendete il caffè. Ciao. Da quanto è che vi siete spostati? E io ho dei pacchi Amazon da ritirare, per favore. Come? Nato straniero. Che stanno qua da un paio di giorni, mi sa. Ti serve il codice, vero? Sì. Oh, frate, ho comprato delle camicie bellissime per lavorare. Queste ce l'ho già. Ce n'ho tre di questa qua. Ne ho comprato un'altra. Bodyfit Easy Iron Vincenzo Boretti. 50 euro l'una, frate. E anche questa azzurrina, sempre per lavorare. Perché... come manager ovviamente devo presentarmi in un certo modo, no? E poi ho comprato anche le scarpe. Queste sono della Clarks, che aprirò più tardi. Oggi è una giornata super super busy e non sono riuscito a fare la pennica. Infatti mi stava già calata da un'ora fa, però mi sono detto, fatti forza, e così non pensi a quello che devi pensare, ma fai solo quello che devi fare. No, ma se ne va quante minchiate sparo, perché... cioè io veramente a volte mi chiedo, ma come si fa a guardare i miei video che non faccio altro che sparare, non faccio altro che sparare minchiate, 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 una dopo l'altra. Ma I wonder.
Looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feel good. Yeah, but double two. When off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life. And I gotta say, it's one of a kind. Yeah, but double two. When off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life. And I gotta say, it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you. And you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile, people passing by. Some smile back, some might not. Why am I always looking for a shade when it's hot? I've been low key and I'm trying to stop. God damn.